Che è il fatto delle competenze digitali che non sono state formate come doveva essere nel periodo in cui c'è stato un aumento della digitalizzazione in Italia e in Sardegna. Perciò bisogna riuscire a colmare questo gap. Come possiamo fare? Bisognerebbe riuscire a fare dei piccoli corsi di formazione che riescano a fornire delle competenze basi sulla digitalizzazione, perché qui stiamo parlando di digitalizzazione base che manca per generazioni un po' più antiche rispetto alla nostra, quindi parlo dei miei nonni fino alle generazioni che abbiamo adesso nel mondo del lavoro, e viviamo un clash, quindi uno scontro tra generazioni attualmente nel mondo del lavoro. Perciò dobbiamo riuscire un pochino a aumentare queste competenze tramite corsi di formazione, corsi specifici di formazione per delle tecnologie che sono dedicate per il lavoro, ma dobbiamo vedere anche per le nuove generazioni, che non stiamo parlando più di digital native, qui stiamo parlando di virtual native, cioè persone, generazioni che nascono già con conoscenze per immersione, per tecnologie immersive, quindi la realtà virtuale, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo riuscire a colmare questo gap e a sollevare anche appunto le competenze di questo tipo di generazione. Piccoli corsi di formazione, integrare nuove colonne portanti nel sistema educativo scolastico e naturalmente per appunto le vecchie generazioni cercare anche di spingerle a far capire che non è che le nuove generazioni abbiano qualcosa di sbagliato, non abbiano interesse nel ciò che è successo nel passato, ma far capire anche che ciò che succede nel futuro può essere anche interessante e portare dei vantaggi anche per loro.